Grazie Vicepresidente. Beh, sì, c'è un aspetto di questo DDL che non viene sufficientemente sottolineato e di cui invece vale la pena parlare, anzi, in realtà questo stesso elemento sarebbe sufficiente per annullare tutto il DDL e per annullare o sospendere perlomeno anche la legge a cui fa riferimento, cioè il primo piano casa, il piano casa burlandiano. E qui torniamo anche a sottolineare questa continuità con la precedente giunta e questa mancanza di fantasia nel riproporre semplicemente delle banali modifiche ad un piano casa, ad una legge sul territorio della cementificazione che ci ha resi noti in tutta Italia come uno dei territori più cementificati, tristemente noti perché la cementificazione è tra le cause prime di quelle che sono le conseguenze delle alluvioni. Ecco, dal piano casa di Burlando, Berlusconi, al piano casa di Toti e Scajola. Ecco, l'elemento di cui non viene parlato a sufficienza è che tutto questo DDL e questa legge fa riferimento ad un'altra legge regionale, la LUR 11-2015, l'attuale legge sull'urbanistica, che è al momento oggetto, ovvero è sotto ricorso di legittimità presso la Corte Costituzionale. L'elemento di cui non si parla a sufficienza è quindi l'incostituzionalità che sta dietro ai piano casa della Regione Liguria. Ma vi immaginate, noi siamo qui a parlare di cosa? Parliamo di modifiche, parliamo di emendamenti che si rifanno ad una legge che oggi ancora non è stata approvata dalla Corte Costituzionale, perché è tuttora oggetto di ricorso per legittimità. Forse risulterà illegittima, quindi verrebbe a cadere tutto questo lavoro che oggi noi stiamo facendo. È tutta un'impalcatura assurda. Vabbè, ma al di là di questo, entrando poi nel merito, di questa che è di fatto una deregolazione dell'uso del territorio, qualcosa che davvero non ci aspettavamo di dover giungere, come ricordava giustamente poco fa il collega Melis, a questo abuso del termine volumetria. È un abuso del termine perché di fatto questo si prevede, questo ampliamento della volumetria fino al 50%. Cos'è questo premio, questa premialità? Ma non è tutto, perché la deroga alla disciplina dei piani vigenti è grave. Infatti una cosa è la salvaguardia, ovvero il blocco temporaneo di previsioni vigenti fino a che i piani locali faranno proprie norme di maggiore tutela. Altra cosa sono le deroghe, che ammettono anche nuove localizzazioni non pianificate. Ma qui viene il punto particolare, forse cruciale, di questo ampliamento delle volumetrie. Non soltanto le volumetrie vengono ampliate, ma vengono anche aumentati i numeri di edifici. Allora, questa deroga vale infatti anche per i cambi di destinazione d'uso, cosa gravissima, oltre che per la frazionabilità in più unità immobiliari degli edifici ampliati, senza limite dimensionale definito dal piano o dalla legge regionale per le nuove unità. Questo che tipo di situazione può configurare? Se noi abbiamo, ad esempio, un edificio che equivale a 10 unità X edilizie e c'è la possibilità, stando a questo folle piano casa che noi oggi siamo qui per tentare di emendare, per cercare di migliorare, per cercare di renderlo meno pericoloso per il nostro territorio. Ecco, se un edificio di unità 10 risponde alle esigenze prescritte da questa folle legge, può essere ricostruito, attenzione, in 10 unità distinte, perché è possibile che da un solo edificio se ne arrivi a costruire altri 2, 3, 4, 5, fino appunto a 10 unità in cui avevamo suddiviso inizialmente questo oggetto e con eventuale anche ampliamento delle volumetrie. Poi, e qui ci arriveremo anche.
Questa deregolazione dell'uso del territorio prevede inoltre anche uno svincolare dai vincoli giustamente paesistici, urbanistici, anche il territorio che fino ad oggi era stato tutelato, è rimasto quasi in certe zone, anzi lo è rimasto vergine dei parchi naturali, invece, come ci ha ricordato in più volte, in comunicati stampa, in conferenze stampa, il nostro purtroppo presidente di giunta, i parchi sono troppi in Liguria, ma in realtà i parchi sono quasi in abbandono, quando in realtà dovrebbero essere una delle nostre risorse, una delle risorse del nostro territorio per richiamare il turismo, data la straordinaria bellezza e, come sappiamo tutti, la conformazione orografica, che ci sono queste montagne di fronte al mare. Vabbè, ecco, ora sarà possibile costruire anche nei parchi naturali con questa folle deregolazione dell'uso del territorio. E quello che ci preoccupa inoltre è che le conseguenti necessarie modifiche agli standard urbanistici, oltre alle valutazioni degli effetti complessivi appunto sul paesaggio, sull'ambiente, sul territorio, sono state fatte? No, non ci sono stati adeguamenti. Poi ricordiamo che appunto il tutto si rifà ad una legge tuttora oggetto dell'attenzione della Corte Costituzionale e quindi il discorso inizia a farsi quantomeno grottesco, ma quantomeno. Poi, da un punto di vista, da questo punto di vista appunto della mancata attenzione alle modifiche, agli standard urbanistici di paesaggio, ambiente e territorio, si viola sia il DM 1444 del 68 sugli standard urbanistici, le norme in materia di parcheggi e il calcolo estemporaneo delle urbanizzazioni da realizzare all'atto del rilascio del titolo edilizio non sono sufficienti al riguardo. In molti contesti in cui le norme si applicheranno, gli standard non sono peraltro, già fortemente carenti, già quelli pregressi, figuriamoci ora, né vi è lo spazio fisico per realizzarne di nuovi. E poi si viola inoltre anche la normativa UE e nazionale in materia di VAS, come appunto anche i colleghi che mi hanno preceduto hanno citato l'importanza e la mancata presenza in questo testo della partecipazione pubblica, dell'inchiesta pubblica, del dibattito pubblico, totalmente disattese, quasi non contasse nulla quello che ci dice l'Europa. Quello che ci dice l'Europa evidentemente nel nostro paese vale solo quando si tratta di banche o di forti, di grandi poteri finanziari, ma quando si tratta di tutelare il nostro meraviglioso paesaggio, che può essere peraltro fonte di enorme ricchezza proprio per gli enti locali, invece improvvisamente l'Europa non vale una cicca. Bene. Poi la premialità estesa ai fabbricati già in oggetto di condono, cioè qui andiamo a tollerare i condoni edilizi e anche gli edifici che sono già stati fatti oggetto di condono avranno diritto di beneficiare di questo eventuale ampliamento di volumetrie e frazionabilità in più unità, in più unità edilizie. E quindi con riferimento anche ai volumi realizzati abusivamente, e qui vabbè, stiamo arrivando quasi a un invito a delinquere, oserei dire, e oso e come, ulteriormente nel futuro ovviamente. Quindi la possibilità di ampliare in deroga agli strumenti di piano anche gli edifici compresi all'interno di aree e parco nazionale e regionale, quello che abbiamo menzionato prima, è in contrasto con la tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio per queste aree, riconosciute a tutti gli effetti come beni paesaggistici. Quindi io temo che si stia configurando anche una possibilità di incorrere in sanzioni su sanzioni, o quantomeno nella effettiva impraticabilità di questo piano casa, e questo me lo auguro onestamente da cittadina, lo spero. Quindi analoghe considerazioni poi possono valere anche per le aree costiere,
se comprese nei 300 metri dalla battigia, in presenza di norme di maggior tutela del PTCP e del PTR, che non è stato mai né adottato né approvato. E anche queste sono abrogate. Di cose da dire ne avremo moltissime e non ci mancherà il tempo, di questo siamo contenti. Speriamo, tuttavia, di riuscire a trasformare uno scempio invece in uno strumento che quantomeno regolarizzi alcune situazioni anziché andarle a premiare, come quelle dei condoni edilizi, ricordiamolo, in situazioni di abusivismo. Per ora è tutto. Grazie.